Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Vi ricordo che siamo sui canali social di Per Sempre News, seguiteci come sempre numerosi. Ovviamente parliamo di palla ovale, vediamo di dare un po' di informazioni per quanto riguarda il rugby. Allora, Rugby World Cup New Zealand 2021 è cominciato la settimana scorsa. La Rugby World Cup femminile è iniziata l'8, le nostre azzurre hanno debuttato il 9 di ottobre, USA contro Italia è finita 10-22. Le azzurre quindi vincono il match di esordio nella Coppa del Mondo. Un match non facile, le azzurre almeno nel primo quarto si sono trovate in difficoltà, gli USA hanno pressato nel centrocampo dell'Italia per una buona mezz'ora, molto fisiche, il pacchetto di mischia era comunque più pesante, insomma le azzurre hanno avuto qualche problema soprattutto per quanto riguarda la mischia, insomma l'America tendeva leggermente a stappare per quanto era possibile, insomma hanno un po' resettando la mischia, giocando a largo, difendendo bene, ottime in touch, tantissime le palle rubate, le azzurre sono riuscite a portare il match a casa. Era logicamente un match molto sentito, mancano 3 giorni al match con il Canada. Vi ricordo che in simulcast i match dell'Italia saranno visibili sui canali Rai Sport e sui canali di Sky Sport. Nei test match di quest'autunno il Canada insomma ha battuto i Taldonne, vedremo questo secondo match come si evolve. Le azzurre sono rientrate di nuovo ad Auckland per proseguire gli allenamenti. Lunedì hanno osservato, insomma, si sono riposate, da martedì è ricominciata la doppia sessione di allenamenti, quindi la mattinata dedicata alla palestra e le riunioni con lo staff, nel pomeriggio divise in reparti, ovviamente sul campo, a continuare gli allenamenti. Vi ricordo quindi di nuovo il match con il Canada, mancano soltanto 3 giorni, questa domenica alle ore 12:45 locali, quindi in Italia sarà 1:45 di notte. Per quanto riguarda gli azzurri, ad Auckland c'era per motivi ovviamente legati sempre allo sport Dan Carter, lo storico mediano degli All Blacks, i quali insomma le azzurre come tutte le atlete che erano presenti sul campo si sono fotografati ovviamente con Dan Carter. Ritorniamo in Italia nel weekend dall'8 al 9 di ottobre è andata l'8 e 9 di ottobre è andata in scena appunto la Serie A. Vediamo un po' i tabellini. Per quanto riguarda il girone 1, Biella Rugby, Rugby Parabiago 8-31, Promotica Centurioni, Rugby Milano 24-6, Rugby Parma, TK Group 27-27, Tossini Pro Rugby, Rugby Noceto 14-43, CUS Milano contro CUS Genova 45-14. Per il girone 2 il Rugby Badia Vicenza è finita 10-31, Patavium Petrarca 8-36, Valsugana Tarvisium 30-9, Casale Paese 30-23. Verona Romagna 26-15, Badia contro Vicenza 10-31. Per il girone 3 il Livorno SS Lazio è finita 10-59, Pesaro Primavera 36-14, Capitolina Perugia 45-0, Prato CRC Rugby 76-16,
L'Arvaglia Villa Panfili batte il nostro Napoli a Fragola 25-20. Ovviamente nello scorso weekend di scena anche la top 10. Colorno Fiamme Oro è finita 37-31, Cus Torino Viadana 11-28, Rovigo Lions 34-12, Mogliano Calvisano 27-25, Ballo Rugby Petrarca è finita con pareggio 22-22. Altra notizia per quanto riguarda la Federazione Italiana Rugby, continua, vuole portare avanti la collaborazione con l'associazione Terre des Hommes. Questa associazione, che lo ricordiamo, si cura appunto, è nata a difesa dei bambini e soprattutto delle bambine, quindi delle ragazze. È andato in scena pochi giorni fa l'undicesimo dossier che è stato fatto appunto presso la sede del CONI di Roma. La federazione, così come Terre des Hommes, pensano che anche lo sport possa sicuramente può dare una mano per togliere i pregiudizi ed aiutare quelle bambine, quelle ragazze che possono essere in qualche modo in difficoltà, oltre ovviamente alle famiglie. La federazione ha anche intervistato un ragazzi, ovviamente delle atlete, delle rugbiste. Secondo loro, almeno per quanto riguarda l'88 e il 90% delle intervistate, non sentono pregiudizi per quanto riguarda gli uomini e le donne, almeno nell'ambito della palla ovale. L'intervista la potete vedere su www.federrugby.it/index.php. Per quanto riguarda tutte le notizie, vi potete collegare tranquillamente sul sito di Terre des Hommes. Nel weekend è andata in scena anche il rugby in Campania. Per quanto riguarda la Campania ovale, l'abbiamo già detto, è andata in scena la Serie A, la nostra Napoli a Fragola a Roma è stata battuta dal Villa Panfili 25-20. Per quanto riguarda la Serie B, il Benevento batte l'Arechi 39-10. Per quanto riguarda la Serie C, interregionale promozione, Napoli a Fragola contro Quarto Circolo, Rugby Benevento 6-48, Torre del Greco Partenope è stata rinviata. Per quanto riguarda l'Under 19 Elite, parliamo della fase di qualificazione, due match, Bologna Fiamme Oro 10-62 ed Experience L'Aquila Napoli a Fragola è finita 49-0. Seguiamo le nostre azzurre, seguiamo Italdonne, ve lo ricordo, solo tre giorni, questa domenica ore 12:45 locali, 1:45 di notte qui in Italia, il match contro il Canada, secondo appuntamento della Rugby World Cup New Zealand 2021, che vi ricordo era stata interrotta, era stata bloccata a causa della pandemia. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che siamo sui canali social di Per Sempre News, seguiteci come sempre numerosi, testa bassa, palla ben stretta, l'obiettivo è la meta. Saluti ovali a tutti.